la rigassificazione dei gas tecnici avviene in azienda da decenni per azoto, anche in questo caso, come in questo caso, ossigeno, anidride carbonica, argon. È un processo del tutto semplice, ha impatto ambientale non solo zero ma positivo. Il gas diventa e dà liquido a gassoso. Oggi azoto e CO2, domani da questi impianti potrebbe uscire metano. Alessandro Vescovini, patron della SBE Varvi, impresa isontina di Bulloni, è sicuro di avere in tasca l'uovo di Colombo per risolvere la crisi energetica del secolo, produrre il gas in casa e venderlo a prezzi più bassi a tutte le aziende del territorio. Noi faremo arrivare già quest'inverno 300 container al porto di Trieste, ci stiamo lavorando. Per evitare il rischio fermata costruiremo un impianto di rigassificazione molto simile a questo, che ci consentirà, qualora ci sia il problema del razionamento a febbraio-marzo, in caso di un inverno rigido, il rischio fermata. Siamo a Monfalcone, città di antiche radici industriali e che da settimane ha visto ripartire a pieno regime la vecchia centrale a carbone che doveva essere dismessa. E questo è veramente molto triste per la città, era orrendo vedere questa ciminiera con il fumo nero. Finché abbiamo cose che guardano al passato continuano ad avere l'inquinamento. Il progetto Smart Gas vuole guardare a un futuro che coniuga concorrenza, sostenibilità ambientale e indipendenza energetica e si fonda su uno stretto rapporto tra il porto e il territorio. Prenderemo una gasiera, la metteremo al largo come un deposito galleggiante, utilizzeremo una piccola nave poi per prendere il gas liquido e portarlo e fare da spola su una banchina attrezzata qui vicino. 1 miliardo di metri cubi in tempi rapidi, 3 a pieno regime, parliamo di un terzo dei volumi promessi con il rigassificatore di Piombino, il 4% del fabbisogno nazionale. Questo significa aumentare la concorrenza, aumentare le fonti di approvvigionamento, che è l'unico modo per abbassare i prezzi nel medio e lungo termine. Buongiorno, buona domenica soprattutto e bentornati al nostro diario. Tra i leader che si leccano le ferite in questo momento c'è sicuramente Matteo Salvini. La Lega perde voti anche a casa sua. Con il prossimo servizio vi porto in Lombardia, dove Giorgia Meloni si prende il consenso e anche la vittoria. Vediamolo insieme, grazie di averci seguito. Vi aspetto domattina come sempre qui alle 11 in punto con la nostra Aria che tira. Non puoi tradire il popolo leghista. Un salto al bar di Idio Bendinelli, quartiere Washington di Milano, un'istituzione come lui, leghista incrollabile dal 1989 fino ad oggi. Il Carroccio, per la prima volta in 30 anni, non ha avuto il suo voto. Non mi è piaciuto l'atteggiamento Lega-PD, perché non puoi litigare tutta la vita, Tusa, e poi andarci a governare assieme. È un brusco risveglio per il segretario Salvini. Sono andato a letto abbastanza incassato, mi sono alzato carico a molla. Segnato anche dalla protesta degli studenti del liceo Manzoni, frequentato dallo stesso leader. La cosa che noi diciamo a Salvini è proprio: stai tranquillo che non ti inviteremo mai nella nostra scuola. La Lombardia, non Milano, dove il centro-sinistra tiene, è ancora in mano alla destra, ma a trainare. Non è il partito di Berlusconi dei tempi d'oro, né la Lega di Bossi prima e di Salvini poi. È Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, una romana che sfiora il 28% e strappa al Carroccio i suoi luoghi simbolo. Se questa volta hanno premiato altri e meno noi, vuol dire che era giusto così. Non me l'aspettavo io che perdeva così tanti punti. I risultati dicono che chi si è staccato al governo Draghi ha ottenuto risultati migliori, il Movimento 5 Stelle che l'ha fatto cadere, la Meloni che è sempre stata all'opposizione. Nella scorsa elezioni mi sembrava più convinto nel, non dico agevolare, ma comunque mettere nelle condizioni gli imprenditori di poter operare. In queste secondo me non è stato incisivo abbastanza. È come se la Lombardia avesse cambiato il suo riferimento politico. No, non ha cambiato riferimento politico, ha cambiato personaggio politico, diciamo così. Una bocciatura della Lega moderata e di governo, che ora rischia di mettere in discussione anche la ricandidatura di Attilio Fontana alle regionali di marzo e obbliga segretario e governatori a un confronto immediato. Credo che di leghisti preparati ce ne siano tanti, perché a livello locale hanno dimostrato, hanno governato bene in tante realtà. Poi se l'uomo giusto sarà Fontana o Giorgetti o Zaia, o no, quello non lo so. Ma Salvini ha fallito, è giusto che si faccia da parte, secondo me. Renzi deve fare una cosa, venga finalmente senza scorta in mezzo alla gente a parlare. Ha detto Renzi venga senza scorta. Cosa stai facendo, Giuseppe Conte?
Cosa stai facendo, Giuseppe Conte? Stai minacciando la violenza fisica? Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale prima di parlare. Venga a dirlo e non si nasconda. Usa il linguaggio interpellato. È voto di scambio. Giuseppe Conte, sei un mezzo uomo. Chi tocca il reddito di cittadinanza con noi si fa male. La crisi della Lega è tutta qui, nel silenzio di Via Bellerio, dove lo stato maggiore del partito si riunisce quando è da poco passata ora di pranzo. Il Consiglio federale è ora riunito e a pochi minuti dall'inizio arriva una dichiarazione di Umberto Bossi che dice: dal popolo del nord messaggio inequivocabile. Teste basse e bocche cucite, il segretario, che alla calca è abituato, non si fa vedere per tutto il pomeriggio. Quasi 4 ore di confronto, da cui usciranno poche, chiare indicazioni. Condizioni, quasi, per il governo che deve ancora nascere. Il miglior modo per rilanciare la nostra azione politica è che il nostro segretario abbia un ministero di peso. È una ovvia richiesta, visto che siamo alleati di Giorgia Meloni, abbiamo vinto insieme le elezioni, siamo il secondo partito della coalizione, mi sembra più che naturale che la Lega chieda che il suo uomo di punta faccia parte del governo. Neoparlamentari convocati, congressi cittadini entro ottobre, un comunicato e una foto di gruppo ad allontanare la voce pressante di una resa dei conti. Ma la Lega non è solo Via Bellerio e la parola dimissioni, fuori da qui, non è più un tabù. La evoca a inizio giornata l'ex segretario Roberto Maroni. I vertici per ora la mettono da parte. È la linea del va tutto bene. Salvini è il leader della Lega e continuerà ad esserlo. Quello che conta sono le parole del direttivo federale, qua ci sono tutti i governatori, ci sono tutti i segretari regionali e tutti hanno ribadito la fiducia al segretario. Il dato oggettivo è che il popolo italiano non era evidentemente felice delle cose che ha fatto il governo Draghi, che non significa dire che la Lega in quel governo non abbia fatto buone cose. Abbiamo partecipato, abbiamo collaborato, siamo tutti felici, è andato tutto bene. Siamo tutti tranquilli. Sereno, si discute e si riparte. Andiamo benissimo, ragazzi. Un bel caffè. Caffè caldo fino alle 16:30, dopodiché ci abbiamo il nostro caffè freddo. E vabbè. All'ombra del Vesuvio, la crisi energetica rischia di lasciare letteralmente al freddo anche la canonica tazzina di caffè. Tenerne accesa la macchina tutto il giorno costa troppo e allora in uno storico bar al centro di Napoli si adottano già misure alternative. La macchina funziona fino alle 16:30 e diamo solo il caffè freddo. Dopodiché le luci si vanno al 50%, dimezziamo l'uso dei condizionatori d'aria. Io ho adottato nel mio piccolo questo modo per risparmiare, anche se si risparmia poco, 200-300 euro sulla bolletta. Quella di Pino è una vera e propria politica di austerity anticipata per far fronte al caro bollette. L'anno scorso di questo periodo la bolletta era di 691 euro, quest'anno purtroppo 2100. 90. Da oltre 50 anni la sua saracina è scaldata fino a notte fonda, 500 euro al giorno il costo per continuare a non abbassarla. Un timore molto forte ed è un timore concreto, se continua così non è che possiamo mettere il caffè a 2 euro. Mezzo secolo lo ha anche il bar diretto da Ferdinando Scaturchio. Non riusciamo a gestire in realtà questi aumenti, sono quadruplicati dall'anno scorso. Faccio l'esempio del laboratorio, luglio 2021 4.000 euro, luglio 2022 circa 15. I conti della serva sono presto fatti e si fa quel che si può per non mandare a casa 80 dipendenti. Facciamo fronte nell'immediato a quello che possiamo tamponando, proprio per evitare appunto delle catastrofi interne. La speranza allora è che qualcosa presto cambi con il prossimo decreto aiuti. Il tessuto imprenditoriale italiano è fatto di piccole e medie imprese. E siamo noi che muoviamo l'economia, siamo noi che costruiamo posti di lavoro e in qualche modo dobbiamo essere tutelati. Quanto si potrà andare avanti se continuiamo così? Non più di 4-5 mesi. Ci troviamo a Melendugno, questa è la spiaggia di San Basilio, il punto d'approdo del gasdotto TAP che dall'Azerbaigian porta il gas naturale in Italia. Non si vede niente, nessuno si è accorto di niente, non sappiamo dove è posizionato il tubo. E
stata la battaglia simbolo del Movimento 5 Stelle, poi rivelatasi un boomerang. Adesso, in campagna elettorale, non c'è partito che non venga qui su questa spiaggia per rivendicare che ci aveva visto giusto e che il gasdotto si doveva fare. La luce di quello che sta succedendo può essere anche utile, quindi io sono di questo parere. Allora, questo è il punto preciso in cui arriva il famigerato tubo. Vi faccio vedere una cosa. Quella boa che vedete lì in fondo segna l'arrivo, il passaggio del gasdotto. I tubi d'acciaio sono interrati ad una profondità di 800 metri e passano attraverso questa fetta di spiaggia. Quanto le fa sapere di avere i piedi su questo tubo? Brutto, dovrebbe forse arrivare in posti diversi da questi, cioè dove vivono di turismo, questo è un grande peccato. 3 miliardi di metri cubi la SNAM di TAP li esporta all'estero. Ma come? Serve all'Italia e voi li esportate all'estero? Alfredo Fasiello è il gestore del Lido, era e resta uno degli oppositori più ostinati. Benissimo, raddoppiatelo. Quanti anni ci vogliono per raddoppiare il gasdotto TAP? 6 anni, lo dice SNAM. Fra 6 anni servirà il gas? Oggi che il gas scarseggia e TAP prepara il raddoppio delle importazioni, molti tra gli oppositori hanno cambiato idea. Io mi sono ricreduto perché l'indipendenza energetica è indispensabile, alla luce del fatto che qualcuno ti può chiudere un rubinetto e dire basta. Ormai è tardi, noi sabato lavoriamo per l'ultimo giorno in questo forno e poi spengiamo, siamo andati oltre. E quindi si chiude ancora. L'industria vetraia valdarnese, a soli 3 mesi dalla ripresa della produzione, interrotta a febbraio per i costi energetici troppo alti, ferma ancora una volta gli impianti di San Giovanni Valdarno. Abbiamo ricevuto l'ultima bolletta di luglio di 220.000 euro e prevediamo ad agosto di ricevere una bolletta mensile pari a circa 300.000 euro. È impossibile poter continuare a produrre. Lo stop alla produzione si protrarrà stavolta almeno fino alla fine dell'anno, ma la guerra in Ucraina e le ritorsioni di Putin per le sanzioni inflitte alla Russia non consentono di fare previsioni. L'unica soluzione al momento è spegnere i forni. Questo è un forno che normalmente dovrebbe essere acceso. Serve per far raffreddare i pezzi dopo la lavorazione. Però in questo momento è spento. Una sospensione delle attività che sa anche di beffa, considerando che gli ordinativi da tutto il mondo sono cresciuti del 35% nel corso dell'ultimo anno e invece i circa 7 milioni di fatturato dell'azienda sono fortemente compromessi. Sta di fatto che qui ci sono 51 lavoratori e 51 famiglie che ritorneranno in cassa integrazione, quindi con stipendi di 750-800 euro. Non possiamo attendere il nuovo governo, non possiamo attendere fino a ottobre o novembre. Gli echi della campagna elettorale giungono sbiaditi anche qui in Valdarno, dove la crisi investe un intero patrimonio culturale, con mastri vetrai e artigiani specializzati che rischiano di non riuscire più a portare avanti un'arte simbolo di questa terra. Vedere il dissapore e la disperazione negli occhi dei compagni che abbiamo condiviso per 20 o 30 anni il percorso, perché non sanno come fa arrivare fuori alla fine di mese, sinceramente è dura. I famosi extra profitti. Colossi energetici stanno facendo profitti miliardari sulla pelle delle imprese e delle famiglie italiane. 50 miliardi di extra profitti. Sta facendo guadagni astronomici. Si tassi al 100% gli extra profitti. Portare la tassazione sui profitti straordinari al 50%. Tassazione al 100% degli extra profitti. Extra profitto vuol dire dei profitti oltre quello che tu normalmente hai fatto. Si tratta soltanto di intervenire sul surplus. Quello che non è veramente tollerabile è che in questa situazione il governo finalmente ha scritto una norma. Vi sia un settore che elude una disposizione del governo. L'ha scritta male. Ha scritto che bisognava ottenere 9 miliardi, hanno ottenuto un solo miliardo. Monitoreremo naturalmente la reale efficacia. È mia intenzione che paghino tutto però. Dobbiamo intervenire subito con un decreto taglia bollette. Subito. Non fra un mese. Immediatamente. Con provvedimenti urgenti.
c'è un solo modo per intervenire. Primo provvedimento è sull'energia. Tassare al 100% gli extra profitti. 15 miliardi per abbattere le bollette. Noi vogliamo fare un decreto che dice che l'80% delle bollette le paga lo Stato. Va immediatamente scollegato il prezzo dell'energia dal prezzo del gas. Occorre un tetto al prezzo del gas. Un tetto al prezzo dell'energia elettrica. Rigassificatori. Prezzi amministrati per 12 mesi. Dei termovalorizzatori. Bolletta luce sociale. Delle energie rinnovabili. Un piano di risparmio energetico. Quando saremo al governo accelereremo al massimo la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano, e mambo. You know I got your number, number all night. L'ultima bolletta monta 84.000 euro a fronte di consumi di agosto dell'anno scorso di 19.000 euro. Dove per assurdo agosto dell'anno scorso avevo lavorato di più. Pierpaolo fa l'imprenditore a Bortigali, 1200 anime nel cuore della Sardegna. Produce mangimi, fattura 25 milioni di euro e dà lavoro a una cinquantina di persone. Le ultime bollette però stanno affossando la sua attività. Come si fa non lo so, io appunto ho chiesto un finanziamento alle banche, spero che mi venga concesso, però è assurdo che un'azienda come la mia debba chiedere un finanziamento per pagare i costi energetici. I finanziamenti si chiedono per creare sviluppo e alla fine di questo passo ci stiamo scavando la fossa. In questo paesino mancano molti servizi essenziali, adesso anche l'unico market rischia di chiudere per il caro energia. Perché in questo momento sicuramente è meglio fermarsi, perché si andrebbe a produrre zero, anzi andare sotto ancora con le spese. Quanto siete in grado ancora di reggere? Ma non so neanche se riesco a pagare questa fattura da 6.000 euro. Abbiamo solo un negozio. Se chiude anche quello siamo rovinati, è un patatrac. Se chiude anche il market, chiudiamo anche noi. Vado col carrello a fare la spesa, come faccio io? Per Francesca il market sotto casa è l'unico modo per fare la spesa. Non guida l'auto, vive sola e deve fare i conti con le bollette pazze. 250 euro. La bolletta della luce? La bolletta della luce. Questo delle bollette è una cosa assurda, io non riuscivo a chiudere il bilancio. Faremo una delibera di giunta in cui taglieremo i punti luce, nel senso che ne accenderemo uno sì e due no. Il sindaco di Bortigali studia soluzioni per contenere i costi energetici, parla di un paese a rischio chiusura. Ma come fa una giovane coppia a venire a abitare in un paese dove non ci sono più servizi, dove non c'è la scuola, dove manca tutto? A breve si andrà a votare. Non si risolverà niente, ci prenderanno solo in giro come hanno sempre fatto. Questo è un ristorante che di norma è aperto sul fronte mare a Jesolo, ospita fino a 100 persone e quest'estate abbiamo dovuto scegliere di mantenerlo chiuso proprio per una carenza di personale. Una grossa perdita economica per la nostra attività ovviamente. Crista Boschian gestisce con il marito questo grande hotel da 20 anni. Ci racconta che mai come oggi il problema della mancanza di personale si fa sentire anche per effetto del reddito di cittadinanza. Sono Michele, arrivo dalla Calabria, naturalmente un territorio meraviglioso, ma non ci sono le occasioni lavorative e se le alternative sono stare là e prendere il reddito di cittadinanza non è quella cosa che vorrei insegnare ai miei figli, che si vive di altro. E in questa struttura ho fatto venire anche mia moglie e miei figli e hanno passato anche loro 3 mesi fantastici di lavoro. E anche la Noemi arriva dalla Sicilia. Sì. Un po' ne conosco che preferiscono restare giù accanto alle famiglie e prendere il reddito e vivere con questo. Tu non condividi questo pensiero? No, secondo me è una forma di assistenzialismo sbagliata. Speriamo che vengano eseguiti i regolari controlli per fare in modo che chi in effetti è in grado di lavorare possa poi rientrare al lavoro. Questo è il mostro. Questo è stato ventimiato. È venerdì e ha un profumo di mela unico.
Lui è Sandro Bottega e guida a Bibano, in provincia di Treviso, terra del Prosecco, una delle più grandi aziende che esportano vini e distillati nel mondo. Lo ritroviamo al lavoro la domenica pomeriggio. Più volte i suoi appelli per la ricerca di personale sono caduti nel vuoto e la conta dei danni è enorme. Siamo con un inevaso di 20 milioni di euro, quindi un numero molto molto importante. Le bottiglie che non siamo stati in grado di consegnare sono almeno 500.000, ma probabilmente anche molte di più. Insomma, quante persone lavorano qui? 200 persone. E siete sotto di quante unità? Una ventina. Il reddito di cittadinanza deve essere un aiuto per dare una vita dignitosa a tutti, però a chi non può lavorare, chi ha la possibilità di lavorare, chi ha la forza fisica per lavorare, ha il dovere di aiutare la società. Tieni pulite le città, costruisci carceri, aiuta gli anziani, fai qualsiasi cosa, oppure impegnati per trovare un lavoro, e lavoro in Italia ce n'è. La democrazia italiana è forte. Non è che si fa battere dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati. A proposito di Draghi, oltre che a parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi. C'è quello che la pensa invece, ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla tutti i giorni di nascosto con i russi. E vabbè, c'è pure lui. C'è nessun dissapore, mi occupo d'Italia, non di Ungheria, di Russia, di Cina. Com'è che uno si sceglie i partner? Chi conta di più tra questi partner? Datevi le risposte voi. Io la campagna elettorale la sto facendo in Italia, mi fate parlare tutto il giorno in Ungheria, ma secondo lei mi devo candidare alle elezioni d'Ungheria? Dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. Io penso che in questa fase noi non abbiamo interesse a spaccare l'Europa. Non bisogna avere timore. Le Nazioni Unite, l'Ungheria non ha votato con la Russia, ha votato con l'Europa. Uno potrà dire, ma no, Salvini, ti devi occupare di grande politica, di geopolitica, e la condanna Orban. I nostri alleati sono la Germania, la Francia e gli altri paesi europei che difendono lo Stato di diritto. Il punto che voi non capite è che io non faccio quello che dice Orban. Il punto è che non faccio quello che dice nessuno. Per esempio, per quanto riguarda l'Ucraina, l'invio delle armi, non si può votare l'invio e poi dire no, non sono d'accordo. Si voleva forse che l'Ucraina si difendesse a mani nude? Purtroppo chiusa da 15 mesi, anche se ho fatto disobbedienza, non mi sono comunque bastati per poter pagare tutto. È la fine della nostra economia, è la fine del sistema produttivo italiano. Noi abbiamo dato l'anima, il cuore. Abbiamo sacrificato le nostre famiglie per l'azienda. Basta, non chiudo, no, non chiudo stasera. Sto aperta. Aprire, aprire, aprire. Perché ci sentiamo abbandonati da un governo inesistente, un governo che non tutela il diritto del lavoro. È la volta che succederà il fine mondo da parte di tutte quante le aziende. La pensione se ne va per pagare bollette e noi non mangiamo, perché la pensione è pochissima, le bollette sono altissime e questo è il problema, come dobbiamo fare? Non ne possono più gli anziani, le bollette carissime di gas e luce stanno rendendo loro la vita impossibile. E 170 di acqua, e 130 di luce, e poi il condominio, e poi non ce la faccio. Cioè, non mi avanza niente, non so più come fare. Ho pagato 100 e qualcosa di gas e 80 di luce. Se non tenessi la casa, stessi cercando una carità fuori a chiesa. Enormi sacrifici che quotidianamente devono affrontare a causa di questa crisi energetica. Si va avanti una pezza, tesoro mio, che si deve fare? Purtroppo non ce la facciamo. Come si fa? A penitenze. Le penitenze, guardate belli scarpe. Come andare avanti? Abbiamo paura anche di accendere, non lo so, un fornetto, questa è la verità. A pesare non sono solo le bollette, ma i rincari di beni di prima necessità. La spesa è aumentata. Moltissimo, questo sì. Quanto è aumentato? Il doppio, si può dire, quasi il doppio. E prima la farina si pagava 38 centesimi, ora sta 89. Quanti è aumentato? In tanti si sentono anche beffati dagli extra profitti delle aziende fornitrici di energia. Siamo le solite, cara signorina, approfittano di noi consumatori. E ci sono dei surplus sul prezzo
che non sono giusti e che vanno rivendicati dalla popolazione. Già sanno le nostre situazioni come sono. Tutti non vogliono mettere le mani per perdere i voti. Stop! Mettiamo questi cretini al governo. Cioè, io non ho fiducia più di nessuno e ne vado a votare. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Dobbiamo arrangiarci usando, comprando libri usati, insomma. Signora, ma lei prende i libri qui a Oberdan per il caro libri? Eh no, perché è poco. Perché costa poco? Un po' di meno, sì. Andare avanti è sempre più dura. Con tutti i rincari che ci stanno, si fa sempre più fatica. Di conseguenza andiamo a tagliare quello che una volta era importante ma oggi è diventato superfluo, quale potrebbe essere anche la semplice vacanza. No commento sulle bollette. Commento proprio. Raddoppiate tutte, luce, gas, tutto. Le bollette sono lievitate, quindi facciamo quello che possiamo per risparmiare. Che fa? Aspetta i figlioletti a scuola? Sì, aspetto mio figlio che sta uscendo. Ma quanto sono costati questi libri? Sono aumentati rispetto all'anno scorso oppure no? Beh sì, direi di sì, almeno un 10%. Io ho una figlia che affido l'anno scorso, c'è stato un bel aumento, devo dire. Dall'anno prossimo mi ripropongo di prenderli usati perché la spesa è esagerata. Sono costati tanto? È percentuale un 15% in più. Presi su Amazon quest'anno. Si risparmia su Amazon oppure no? Meglio Oberdan. Mi vengono i brividi addosso, Chiudia. È un fallimento per noi, un fallimento per noi, per i nostri figli. È impressionante. Sono le 7:30 di sera e il quartiere Carrassi di Bari, un rione storico della città, si spegne. È la protesta di 400 commercianti contro il caro bollette. Questa è la bolletta di luglio con il consumo 6.171,91. Non vogliono fare nemmeno il rateizzo. Oggi ho avuto la notizia che la devo pagare tutti insieme. Cioè, è impossibile, è impossibile. Il problema essenziale è che noi non ci siamo rialzati. Adesso stiamo pagando ancora le conseguenze di 2 anni fa. Adesso ce ne arriva un'altra, ancora più pesante. Noi non sappiamo cosa fare. Non abbiamo più forze. Né economiche e né mentali. Questo è un negozio di accessori e vendeva borse e pelletterie. Saranno almeno una 30 d'anni che era qui questa attività. Questo ha chiuso, saranno un paio di mesi, orientativamente. Ed era un negozio di abbigliamento donna. Spero non sia il destino, non dico soltanto della strada, ma del quartiere o addirittura della città. Chiediamo al nostro sindaco un tavolo permanente, perché se si deve parlare di commercio in una città lo devono fare i politici con i commercianti. Una città senza luce è una città che muore. Certo, ma noi non moriremo, non lotteremo fino alla fine. Siamo veramente alla soglia della rivoluzione. Il cielo di Cernobbio è grigio e al Forum Ambrosetti, tradizionale ritrovo di fine estate del gota dell'economia e della finanza italiano ed europeo, si assapora l'amaro dell'autunno che verrà. Sarà un autunno sicuramente complicato e incerto. Aspettiamo le istruzioni se e come dobbiamo sospendere la produzione per favorire il consumo civile. Putin proverà a utilizzare questo inverno, che è quello in cui saremmo più deboli, visto che non abbiamo ancora attivi i rigassificatori, per cercare di mandare in crisi l'Europa. Inflazione, prezzo dell'energia e delle materie prime alle stelle, incertezza, in estrema sintesi, imprese terrorizzate che però si aggrappano all'Europa e al PNRR. Credo che sia importante l'Europa. I soldi del PNRR sono essenziali per l'economia italiana. Insomma, nubi all'orizzonte, ma per le aziende italiane la politica, con le sue incertezze e contraddizioni, non sembra essere un problema. Sarebbe meglio avere maggiore stabilità. Avrei preferito avere Draghi fino a marzo e
però è così, e quindi insomma, siamo un paese democratico, quindi si hanno elezioni. E... Che cosa pensano le imprese di Giorgia Meloni? È una donna che è in politica da tanto e sostanzialmente vediamo alla prova dei fatti. Non c'è paura? Nessuna paura, nessuna paura. Draghi ha detto che ce la caveremo, quindi insomma adesso noi guardiamo al futuro. Don't be afraid. Don't worry, be happy. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano, e mambo. Questo è settembre 2020, 393 euro, 740 euro sempre del mese di luglio 2021. E questa è l'ultima del luglio 2022, 2116 euro. La tendenza è quella che le bollette aumenteranno ancora, che probabilmente non si riuscirà neanche più a pagarle. Bollette triplicate dall'anno scorso e addirittura 7 volte più care rispetto al 2020. Il boom dei prezzi dell'energia si abbatte su alberghi e strutture ricettive e porta con sé anche un aumento delle tasse. Non è solamente l'albergo, ma anche la manifattura, ma le fabbriche. Noi lavoriamo con le lavanderie. Le lavanderie si sono viste quintuplicare i costi. E l'IVA diventa 4 volte superiore. A questo punto diventa un po' il cane che si morde la coda, nel senso che non si finisce più. Gli aumenti sugli aumenti che vanno a finire poi in parte nelle casse dello Stato. È assurda questa cosa. A tutto questo si sommano i debiti e le spese arretrate accumulate durante la pandemia. Nel nostro caso abbiamo 72.000 euro di rate già da pagare, che ogni mese, fatevi i conti, quando tu a novembre-dicembre comincerai a pagare il triplo, che fai? O scendi in piazza o ti staccano la luce. Per questo ristoratori e albergatori scenderanno in piazza a Roma davanti alla sede dell'ENI, che nel primo semestre del 2022 ha fatto oltre 7 miliardi di utili, mentre piccole e medie imprese stanno letteralmente alla canna del gas. 7 miliardi è... non so neanche forse i momenti come si scrive, da tanti zeri che ci sono, quindi non è giusto. Io penso che a questo punto qualcosa da fare ci sia, perché sennò... Siamo arrivati, penso, forse alla fine. Perché Piombino non può dire no al rigassificatore senza essere accusata di essere NIMBY? I NIMBY e il loro eterno ritorno, quelli del Not in My Backyard, non nel mio cortile, che si oppongono alle opere pubbliche ritenute dannose per il territorio. Come a Piombino, dove il sindaco e gran parte della città si schierano contro il rigassificatore. O in Salento, a lungo territorio di protesta contro il TAP, il gasdotto che importa in Italia il gas proveniente dall'Azerbaigian. Questo gasdotto non serve a niente se non una mangiatoia di soldi pubblici. Il gas non serve all'Italia, non serve neanche all'Europa. Parlava così Barbara Lezzi e tutto il Movimento 5 Stelle, che fecero del no al TAP una bandiera. 5 anni dopo, con il gas di Putin diventato merce rarissima per via della guerra, sembra che i flussi che passano attraverso il gasdotto verranno addirittura raddoppiati. Io ho preso gli insulti per il TAP, per il referendum sulle trivelle. Quel referendum che, se avesse raggiunto il quorum nel 2016, avrebbe limitato l'estrazione di petrolio e gas solo all'esaurimento del giacimento. I voti numerosi per il sì furono comunque una vittoria dei 5 Stelle, dei Verdi e della Lega, che però, negli anni, sulla questione ha fatto più di una giravolta. Bisogna estrarre più gas subito, ovunque sia disponibile, penso all'Adriatico e penso a tutti gli altri impianti fermi per i no. Ma la madre di tutte le opposizioni fu quella al nucleare. Un altro referendum era il 2011, promosso dal centro-sinistra, ne vietò la produzione. Ma questa oggi è una storia che potrebbe essere riscritta. Azione ha presentato una mozione per reintrodurre il nucleare nel nostro mix energetico. Dall'inizio anno, prima della guerra in Ucraina, le mie bollette si aggiravano intorno alle 600. 500, 700 euro. Oggi
sono arrivate bollette anche di 3.200 euro. Mario, titolare di una lavanderia, è uno dei tanti commercianti che negli ultimi mesi hanno ricevuto bollette altissime. È aumentato tutto, tutto. Col rischio sempre più alto di indebitamenti pesanti e di finire nelle mani di chi offre soluzioni facili. I commercianti sono sempre avvicinati nei momenti più tristi, cioè nei momenti di difficoltà vera, dicendo se hai bisogno di aiuto, noi ci siamo. E il rischio, come per me e per tanti commercianti, è di ricadere in mano agli usurai. Per Mario, quello dell'usura non è un problema nuovo. Mi sono trovato in un vortice dove pagavo interessi del 120, 150, 200% l'anno. Devo da che fare con criminali come i Casamonica, i Casalesi. Lei si immagini se va a prendere sua figlia a scuola e trova i due o tre personaggi che lei sa benissimo chi sono davanti a scuola, come a dire attenzione a quello che fai. Io sono stato addirittura picchiato da un pugile. Una pandemia prima e una crisi energetica senza precedenti hanno aggravato una situazione già complicatissima. Ci vediamo avvicinarti a persone che fino a pochi mesi fa mai avrebbero pensato di dover bussare alla nostra porta. È una piaga sociale. E questi chiudono. O chiudono o finiscono ad avere un socio criminale. Se non si denuncia non se ne esce fuori. Ho trovato l'ambulatorio antiusura e mi ha dato il coraggio di denunciare. Ti tolgono il reddito, che fai, Salvatore? Rivado di nuovo a elemosinare chi mi dà un po' di lavoro, oppure me ne ritorno a fare il venditore ambulante. Chi percepisce il reddito ad oggi non riesce a pensare di tornare indietro, quando per vivere si era costretti a lavorare in nero o a essere sottopagati. E non ci voglio nemmeno pensare, perché per me il reddito è stata davvero una salvezza, perché oltre a mettere un piatto a tavola con serenità riesco anche a comprare farmaci per le mie figlie che hanno delle disabilità gravi. Salvatore ha avuto anche un'offerta di lavoro a 700 euro al mese, 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana. Io sfido chiunque, no, 700 euro al mese a gestirli e mi fa vedere come con 700 euro non è che arriva a fine mese, ma si arriva a 15 giorni. Paolo, passato da operaio da parcheggiatore abusivo, con il reddito è riuscito ad uscire da una serie di lavori illegali. Come farò senza reddito? Mi sarà molto difficile per l'età che ho, che oggi io ho 47 anni. Spero che si facciano un esame di coscienza. Il reddito mi ha tolto da un contesto di illegalità e mi ha portato a darmi dignità. Dicono le persone, ah, ma tu voti Conti perché per il reddito. Ma scusate, Conte mi sta dando anche un piccolo sostegno per mantenere la mia famiglia. Come potrei sputare nel piatto dove mi danno da mangiare? Sia Salvatore che Paolo non sono mai stati chiamati dai centri per l'impiego, uno dei tasselli che non ha funzionato nel sistema del reddito di cittadinanza. Il navigatore, insomma, ha fallito qui in Campania. Qui in Campania non solo ha fallito, sostanzialmente i dati sono impietosi. Siamo quasi alla fine del quarto anno di avvio della misura del reddito di cittadinanza e se andiamo a fare un'analisi sui numeri, diciamo, complessivi dell'intera platea dei beneficiari, vediamo che i dati sono assolutamente poco significativi in termini di occupazione creata. Qui a Marsala questa signora, fantomatica signora, non l'ho mai vista, l'ho visto solamente in televisione a fianco al suo uomo. Io leggo qui lei di chi l'ha vista in Sicilia. Sì, ho appreso che è stata eletta nelle fila, credo, di Forza Italia con il presidente Berlusconi, fra l'altro penso sia la moglie, la fidanzata. Nel collegio uninominale alla Camera di Marsala, Marta Fascina, lei di Berlusconi, ha avuto la meglio sugli avversari di PD e Movimento 5 Stelle. Eppure, qui a Marsala, qualcuno l'ha mai vista in giro? È la domanda che mi sono fatto anch'io. Che la conosco? L'hanno catapultata qua. A Marsala, i trapanesi ci chiamano il paese degli asinelli. Forse c'è stata una volta in vita sua qui. Guarda, questo che gira, vede, ringrazio tutti gli elettori di Marsala del Vallo. Cercami come, quando e dove vuoi.
questo è un punto della città che un marsalese doc deve conoscere. Da questa porta, la porta Garibaldi, entrò il famoso Garibaldi, appunto. I marsalesi, almeno i nostri avi, hanno visto Garibaldi, ma non hanno avuto il piacere di incontrare la fascina. Che cosa le chiederebbe se la vedesse per strada? Di come sta, quantomeno, e poi di venirci a trovare più spesso magari. Noi Berlusconi già lo conosciamo da tempo, è un ritorno, come dire, indietro. Mi pare strano, io adesso che vado a Milano, mi metto in lista e mi fanno chiamare a Milano, non faccio la pizza. Io sono qui, ti servirò, ti basterò.